Il consigliere Caccamo parla dei numeri non esatti. Ancora una volta la sua disinformazione getta fango sul nostro operato e si nota un'ignoranza di partenza sulla materia. Con queste parole il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, risponde alla denuncia fatta alcuni giorni fa dal consigliere di opposizione, consolato Natalino Caccamo, sui conti in rosso del comune con meno di 7,5 milioni di euro. Il primo argomento di cui trattare è la difficoltà da parte dell'ente comune di Agropoli di incassare i suoi tributi. Quella che poi diventa una mancanza di liquidità, si dice in gergo, cioè il fatto che non riusciamo a incassare i soldi dei nostri cittadini. Ne abbiamo parlato forse decine di volte nei consigli comunali, ma non solo in questi, anche in quelli degli anni precedenti, anche quando io ero assessore al bilancio. È una difficoltà che hanno tutti quanti i comuni. E a cosa è dovuto? Non hanno incapacità dei comuni di incassare i tributi, è dovuto a una difficoltà da parte dei cittadini di pagarli questi tributi. Allora cosa abbiamo fatto noi in questi anni? Abbiamo cercato di gestire la situazione al meglio. Abbiamo chiesto sì i tributi ai nostri cittadini, ma quando il nostro cittadino era in difficoltà, aveva difficoltà nel pagamento, gli abbiamo concesso la rateizzazione, gli abbiamo dato tempo. Questo proprio perché sapevamo che affrontavamo un momento difficile. E per questo motivo, naturalmente, se da una parte i cittadini abbiamo consigliato ai cittadini di pagare un po' alla volta, dall'altra parte invece i pagamenti alle ditte e ai fornitori devono essere fatti nei 60-90 giorni previsti dalla legge. E per questo motivo c'è stata una discrepanza. Quindi c'è un momentaneo squilibrio finanziario dovuto al fatto che i soldi dei cittadini li stiamo incassando un po' alla volta, mentre i pagamenti li abbiamo fatti tutti insieme. E lui è entrato anche nel dettaglio dei numeri, perché per quel che riguarda i numeri mi parlava, ecco perché dico, non so se è voluta la disinformazione o proprio non riesce a leggerli bene questi numeri. Parla dei conteggi fatti a fine anno, perché ogni fine anno, ogni 31 luglio si fa una verifica di cassa, quanti soldi abbiamo sui conti correnti. Lui parla di cifre 0, 8 milioni addirittura, che tra il 2017 e il 2018, mentre la chiusura di cassa nel 2017 era 0, nel 2018 8 milioni, meno 8 milioni, quindi come se fosse stato un salto nel buio, 8 milioni in meno all'improvviso. Non è così. I dati reali sono che nel 2016 noi avevamo una difficoltà di un meno di cassa al 31/12/2016 di 4 milioni e 9, quindi poco meno di 5 milioni, nel 2017 7 milioni e nel 2018 7 milioni 3 e 32. Quindi potete già vedere da questi numeri, innanzitutto che sono quelli da lui considerati sono sbagliati, ma anche in questi numeri si può verificare che l'incremento, diciamo, della difficoltà di cassa è andato a rallentarsi, perché nel 2016 avevamo 5, poi 7, poi 7 e 3. Quindi come vedete si è rallentata e si è assestata quella difficoltà. Perché questo? Perché se nel 2016, se nel 2017 abbiamo detto ai cittadini ok, pagate un po' alla volta, piano piano quelle entrate si manifestavano negli anni successivi e quindi vanno a compensare le entrate dell'anno. Ecco perché si è andato a calmare, ecco perché che ho detto è una cosa temporanea. E quindi rassicuro, insomma, il consigliere Caccamo che è una cosa che c'è, di cui ne abbiamo discusso, non è una cosa che nasce all'improvviso, che è una cosa gestita e che noi stiamo controllando. E lo facciamo nell'interesse dei cittadini, perché io non vado a pressare il cittadino oggi in difficoltà, ma gli do il tempo di poter pagare. Questa è una cosa importante che voglio segnalare a tutti i nostri cari concittadini. Poi ha affrontato la questione dei mutui. Anche qui abbiamo delle inesattezze. Noi nei primi 10 anni di amministrazione Alfieri abbiamo deciso di fare degli investimenti in città, palazzetto, cineteatro, opere che servivano alla nostra città, e c'era un piano di mutui che ha portato il nostro indebitamento a 35 milioni di euro, ma sono soldi che vengono pagati un po' alla volta tutto l'anno, una cifra normale. Facciamo un termine di paragone: ogni anno il comune di Agropoli spende circa 22-23 milioni di euro per la spesa corrente. L'indebitamento è 35 milioni, quindi non è una cifra così grande. È come se un cittadino che guadagna mediamente un anno 50.000 euro a fine anno, una famiglia, si fa un mutuo di 70-80 milioni. Anche sulla rinegoziazione dei mutui stessi. Ma noi abbiamo rinegoziato i mutui perché avevamo la possibilità di spuntare un interesse migliore, un interesse più basso, perché è evidente che il mercato, come tutti sanno, dei mutui è andato abbassandosi quei tassi di interesse, lo sanno tutti.
Sanno tutti oggi che lo spread è molto basso e quindi è evidente che il tasso di interesse che avevamo preso con la cassa 10 anni fa, 15 anni fa, era più alto rispetto ad oggi. Quindi la rinegoziazione aveva l'obiettivo principale di pagare di meno l'interesse. Poi c'è stata anche la possibilità di abbassare la rata, ma questo è un vantaggio che è meno importante rispetto alla possibilità di pagare di meno. Quindi non è per difficoltà di bilancio che l'abbiamo fatto per risparmiare qualcosina da restituire in termini di interesse. Lui ha parlato di cifre esorbitanti, un dipendente costa all'ente 65.000 euro, un dipendente, una posizione apicale, cioè uno dei funzionari dell'ente più anziano, che ha la posizione finanziaria più alta, guadagna poco più di 2.000 euro al mese netto. Questo è quello che costa un dipendente. Qua nessuno si arricchisce. Quindi anche qui disinformazione. Anche qui cattiveria. In particolare quando fa riferimento poi il consigliere al fatto che ci sarebbe nel corpo dei vigili urbani un vigile che guadagna più del comandante. Si informi il consigliere Caccamo, si informi. Questo è vero, ma lo sa perché succede? Perché questo vigile in passato lavorava con le ferrovie e per passare dalle ferrovie al corpo dei vigili urbani di Agropoli, in quel passaggio ha ricevuto un'identità, un'indennità che viene rimborsata ogni anno dal Ministero. Un'indennità che non gli paghiamo noi, ma che gli paga il Ministero e quindi, quando la ferrovia faceva parte del Ministero, per poter liberare un posto di lavoro. E veniamo alle spese legali. Quando lui parla di cifre esorbitanti, 500.000 euro di spese legali, ancora un'esattezza. 500.000 euro è il monte complessivo, dove solo una parte sono le spese che devo legali, le spese da pagare agli avvocati, ma l'altra parte è la sorta capitale del debito che dobbiamo. Quindi perché confondere le idee come se spendessimo 500.000 euro di avvocati? Falso, inesatto. Alla fine chiudiamo con le spese telefoniche. Parlava di 3.500 euro di spese di cellulari all'anno. Tra dipendenti che fanno reperibilità e quindi hanno necessità del cellulare perché la reperibilità va oltre l'ora di lavoro, i vigili urbani che sono disposti sul territorio quindi hanno bisogno del cellulare, i capiari che lavorano oltre l'ora di servizio e quindi hanno necessità di essere reperibili telefonicamente, questi hanno il cellulare. E quella famosa spesa di 3.500 euro all'anno di partita viene 10 euro a persona, però è necessario per far funzionare l'ente, altrimenti io come rintraccio il vigile urbano in servizio, come rintraccio il tecnico che mi sta facendo un sopralluogo magari per un problema viario, come rintraccio il capoaria che magari mi sta facendo un intervento in un momento in cui il comune è chiuso. Quindi questa spesa è una spesa legata alla funzionalità, alla buona funzionalità dell'ente. E quindi non si può parlare neanche qui di sprechi.